segue anche delle ricerche che sono molto interessanti. Il professor Nicola Pozzoletti. Voglio intanto ringraziare di essere qua presenti. Il mio compito è quello di parlarvi per un po', per un breve tempo, di ciò che facciamo qui all'università e di questo piccolo spazio che riguarda un'ampia fascia della ricerca clinica. Io mi occupo di psicologia clinica e di psicoterapia e in ambito neurofisiologico e di aspetti psichici che intervengono in alcuni comportamenti. Anche questo comportamento emozionale del bambino che ha le sue esigenze. Allora, diciamo che la storia dell'università popolare nasce proprio come culto della cultura, ma anche della ricerca. E grazie a loro siamo riusciti ad aprire questo primo centro di interuniversitario, che è fatto da più enti e da varie personalità multidisciplinari, e di studi e ricerca in neurofisiologia ipnotica ed epigenetica. E questo studio è stato portato, e grazie agli studi portati all'ospedale di Busto Arsizio in Lombardia, durato circa 6 mesi, e poi approdato anche dai media, e sono stati fatti degli studi su come gli alimenti a livello genetico e genomico intervengono nei processi psichici dei sintomi. Cioè non solo l'alimentazione come struttura metabolica per poter vivere nell'essere umano, ma anche quali elementi all'interno dei singoli cibi possono intervenire negli aspetti, diciamo, della depressione, dell'ansia e anche in alcuni disturbi psicotici o schizoidi. A questo si è aggiunto anche le interazioni che avvengono durante gli stati modificati di coscienza, quello che in poche parole oggi viene chiamato come ipnosi, volgarmente ipnosi, perché in realtà tanti processi sono stati svolti e sembrerebbe quasi che proprio i processi ipnotici, al di là degli stati mentali che noi viviamo, sia proprio un elemento in cui l'esatto termine sarebbe stato modificato di coscienza, dove in quanto noi tutti i giorni noi viviamo più volte al giorno. Ebbene, questi studi hanno portato che alcuni alimenti intervengono agli stati modificati di coscienza e possono essere presi in considerazione nella clinica psicologica e psicoterapeutica per diciamo ottemperare a quelle elaborazioni delle informazioni e quegli stati, diciamo, di riabilitazione e che permettono di abbreviare i tempi nelle terapie psicologiche. Questo è un po' il dubbio. Dopo un anno anche di elaborazione di questo materiale abbiamo deciso anche insieme alla mia equipe di fare un altro passo e di mettere in evidenza alcuni aspetti della ricerca anche sull'aspetto psicocorporeo. E quindi da quest'anno, dal 2018, inizieremo un lavoro sul corpo, cioè come il corpo in movimento può interagire nel sistema limbico, cioè quello emozionale, nel sistema rettile, quello proprio del sistema quanto piano dell'inconscio, e nell'elaborazione anche di immagini, sogni che intervengono nei processi cognitivi. Detto questo, quell'anno prossimo sarà un lavoro abbastanza grosso, per cui ci sarà bisogno anche di altri strumenti che sono già presenti in questa sala e che spero possano poi dare una mano, e altri elementi anche accademici che spero possano servire alla nostra causa. Il mio discorso finisce qua perché il mio compito era di presentare una piccola fetta di alcune attività che venivano svolte all'interno dell'università. E vi auguro a tutti di passare una bella giornata e un complimenti ancora per coloro che hanno finito il corso. Thank you.